non fate caso ai miei capelli petardati perché mi sono lavati i capelli, li ho legati e mi sono dimenticata che erano un po' umidicci, non ho tolto l'elastico e questo è lo sceno risultato. Per favore non dite niente, che è meglio. Questa nuova puntata di DAL sta crollando tutto? No, perché ho comprato un Reggie tablet assolutamente osceno, dopo un po' fa... Vabbè, a parte questo, questa puntata di DAL parliamo di persone che hanno dei nomi mica regola, cioè che in italiano significa altro, appunto, come potrebbe essere culo rosa. Ecco, c'è una signora che di nome si chiama Rosa, e, cioè, lì sta proprio i genitori che non sono regular se si tratta di italiani. Ma in questo caso vi ho chiesto anche persone straniere che hanno un nome che ne so, si chiama Cazzo Mosio, e però in italiano sembra altro, ecco. Vi ho chiesto appunto di mandarmi degli screen di profili Facebook o Instagram di persone che avessero dei nomi ambigui sia italiani che non. Penso che la metà, boh, siano non speciali di più, ma hanno mandato tipo profili come Piede Puzzolente. Ma ci arrivi che magari quello non è un nome personale? Cioè, non è che uno di nome si può chiamare Piede Puzzolente, è ovvio che una pagina è come mettere la pagina. Mi hanno mandato un sottopagina Tarzanello a sugo. Allora, il primo profilo è una tizia che si chiama appunto Miriam Serrano, posso dire nome e cognome perché l'ha messo pubblico, quindi non è un reato di privacy, l'ha messo pubblico, quindi se lo metti pubblico tutti sanno che ti chiamo Miriam Serrano. Il problema è che questa ragazza è di Madrid, non è italiana, anche se si chiama Miriam Serrano, e il nick è Misega. Vabbè, lo dici tu. Tra l'altro Miriam Serrano mi sembra... Qual quadra non causa nelle tue mutande. Poi, tromba d'aria, un grande classico, che non si capisce se si intende il fenomeno atmosferico o lei che ci fa sapere che dà, non lo sappiamo. Poi abbiamo Lisa Bartner Caconas. La Caconas, quanto è bella la Caconas. E abbiamo anche l'amica, che è Lisa Cacon, un bel Cacon, sì, un bel Cacon. Poi questo evidentemente è un sommelier di una cosa che piace moltissimo alle donne etero e agli uomini gay e lui è Sadakatsu. Quando lo assaggi sa di quello, o se ce lo dice. Poi abbiamo Mimma Sturbo, io cioè penso che questa sia finta anche perché ha 0 post, 0 follower e 4 seguiti, mi sa di fake, però vabbè. Ciao Mimma. Poi abbiamo Put Anna. Guardate nella foto, qua ve la lascio lo stesso, guarda, perché dovete vedere la foto copertina di lei che va tipo, sono putanna. Oh, se uno c'ha, ognuno c'ha le proprie gioie. Poi abbiamo Nunzio Ciri, per gli amici Ciri Nunzio. Cioè, questo parte già sfiduciato, il pessimismo incredibile di quest'uomo. Termo bucio, perché giusto il bucio deve tenere sempre la giusta temperatura, perché sennò poi caldo freddo, si piglia il raffreddore, giusto. Termo bucio è quello che serve. Sereno variabile, ma tu puoi chiamarti sereno variabile, ma cosa sei? Giuliacci? Vabbè. Suscito una cagata, io spero che sia finto, perché lui è anche così, tipo, oh, sì, sono uscito una cagata, vabbè. Poi Felipe Rocio potrebbe sembrare un nome tranquillissimo, Felipe Rocio, se non fosse che lui per raggomitolare, per restringere il nome e il cognome ha messo Frocioian. Cioè eri un pelo da non avere un nome trash. Uniamoli. Una bellissima cinesua di nome in culo. Poi lei ha un'autostima boh, fuori dalla norma perché si chiama Figa. Figa. Ok. I like dicks. Ma non è il nome, I like dicks, no, dai. Poi abbiamo Sorca Pollack, Nick Sorchina. Che puccia. Chris Kulos, un grandissimo batterista, il grande Chris Kulos. Guarda, verrò a sentire assolutamente la tua musica, perché lei è una che è un po' forever alone, non so come dire. Una che boh, cerca da una vita qualcuno che se la cachi, ma non lo trova perché lei è mai singula. Mai, non singula mai. Poi abbiamo Kader, che dice vabbè, già si chiama Kader. Peccato che il nome esteso è Kader Kemal. In effetti non fa tanto piacere Kader. L'ho lavata. No, vabbè, anche questo sarà un fakeissimo. Vabbè. Poi abbiamo Trojan Alina. Ma Trojan il virus o Trojan nel senso che proprio lo sei? Boh, vabbè, nel dubbio, complimenti. Vera Roitonen. Se la sa, non sei neanche propriamente un bijou, però Roitonen no. Un po' di autostima. Beppe Scroto.
Beppe Scroto, descrizione Gaetano Scroto. Ti decidi, siete una famiglia di scroti, ok? Poi, succa merda. E anche il bambino un po' perplesso, tipo, ma in che senso devo succa la merda? Cioè, in che senso? Spiegami meglio. Putrida fica Sari. No, io non ce la posso fare. Carolina Pack, sembra tipo russa. Nickname piegata 80. No, ti sei sbagliata. Piegata 90. A meno che tu non abbia mal di schiena, allora ti fermi un po' prima. Ah, potrebbe essere quello, sì. Fico Luigi. Ma Luigi lo sa. Cioè, no, non vorrei che fosse una roba tipo Sotomayor. Cioè, se Luigi lo sa, buono. Marcio Cavallo. Entra dentro. Entra dentro, ma vai piano perché mi brucia un po' il culo. Guardate la faccia di uno che sa che sta per entrare dentro, bellissimo. Ming Fai, oh, ma saranno fatti miei. Ming Fai, banana, lampona, chi c'era con te? Io sono tutto amore. E qua un negozio, anzi, un ristorante di carni con scritto anche il miglior sapore casereccio che si chiama Pompin. Ma poi, e che sapore casereccio? Vabbè, botana. Signora, ma non si dica certe cose, su, non lo so, magari è un po' di fazza di costumi, non lo so, ma botana addirittura. Cacca da sot. Sono cacca da sot. Stefani Cazzo, che giuro non sono io. Sbora. Shabir Bora diventa Sbora. Vedete, cioè, a volte hanno un nome normale, poi li uniscono e viene roba bellerrima. Tinkuloan diventa Tinkulo. Con la K però, Cacacazio. Cacacazio, io non ci credo. È anche una youtuber, raghi, indonesia youtuber. No, cerchiamo il profilo di Cacacazio, seguiamo tutti i Cacacazio. Diarria. Cacacazio. Ah, lui deve essere parente dell'altra. Cazzuto Masuda. Sei Cazzuto Masuda, cioè non si può avere tutto, sei Cazzuto però studi. Parmigiano. Singulamai. Un'altra che è Singulamai. Pian cool, so gusti. Megoyones. Non ce la faccio. Mandi giù. È giusto, se fai un lavoro lo porti fino alla fine e mandi giù. Ecco. Derectano. Fai cacar, ma no, cioè, oddio, bello non sei, però sì, forse fai cacar, sì. Capocchia. Capocchia, io voglio diventare la moglie di Capocchia. Ale Sorchini, e vabbè. Merdas al Suleimani. Suleimani va la merda, eh! Pompattina, vabbè, questo non potrebbe essere fake. Fico, autostima alle stelle, anche lui. Love cosa? Oh mio Dio, ti piace? No, vabbè. Fan all'estero che guardano la cosa, cioè, vi spiego, love cosa. Bucchinata. Oddio. L'orifizio. Ma non è possibile. Vera Troia. Lei ci tiene perché l'accento cambia tutto. Perché lei non è Vera Troia. Lei è Vera Troia. Che è un'altra cosa, raghi. È un'altra cosa. Ditalino Alcantara. Dalla faccia che fa. Direi che la sua massima aspirazione è quella. Diciamo che Ciolle non ne vede dal 12. Buco Rotterdam. Ma forse fa ridere solo me, ma io mi diverto tantissimo. Tingulo. Vabbè, solo dici, va bene. Nella vecchia fattoria. Boca Fregna, squadra amatoriale Arezzo. Arezzo? E sei di Arezzo perché si chiama Boca Fregna? Sono confusa, vabbè. Sagar Bagiana. Meno male che non è Sugar Bagiana. Amerdaciam. Bucolilla, beh, deve essere la mia migliore amica, tipo Now. Ah sì, poi mi è capitato questo che non c'entra niente, vabbè, l'ho visto ora in galleria, che l'ho visto su Facebook, di questi due tizi, Damiano e Sabrina, che hanno mandato questo biglietto d'invito per il loro matrimonio. Ed è l'unico matrimonio a cui vorrei partecipare tantissimo. C'è scritto, dopo la cerimonia saremo lieti di spaccarci i coglioni con voi, dove? Sapore di sale, località Plagge Mesu.
Dateci una cazzo di risposta entro il 5 settembre, chiamando al mio numero o a quello del mio futuro marito, altrimenti codesidda, che non so cosa vuol dire, scrivetemelo nei commenti. Oddio, ma arriveranno 8 milioni di sardi che mi diranno: Lufina vuol dire suca! Non lo so, comunque bellissimo anche il dito. Vediamo se ne ho salvati altri. L'ultimo, a Wimbowe, la faccia. Fantastico. Ditemi se non sono meravigliosi. Bene, questo è tutto. E cos'altro dovevo dire? Ah, ci sono sempre gli sconti su Pumpling, che il sito è pumpling.com, e il codice sconto è Stefani, scritto tutto in maiuscolo. E le maglie costano neanche 10 euro, costano tipo 8. Quindi approfittatene, perché poi finisce lo sconto, finita l'estate. Probabilmente questo video lo metterò a novembre, quindi non servirà un caso. Vabbè, dateci a controllare. Questo è tutto, e ciao dalla fila. Cosa?